Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con Antonio Milano del Croce Rossa Comitato di Livorno Canavese. Benvenuto Ciao Antonio. Magda, ciao a tutti. Ciao, Ciao. ciao Magda, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Io volevo parlare con te del servizio di consegna a domicilio dei farmaci messo in piedi dalla Croce Rossa di Livorno. Siete Sì, allora, partiti adesso? abbiamo risposto a un protocollo che ha firmato il Comitato Nazionale con Federfarm e Assofarm. Abbiamo notato la necessità di rispondere a questa richiesta che viene dalla popolazione in un momento di difficoltà come questo, e abbiamo pensato che fosse giusto dare il nostro contributo oltre a quello che facciamo di solito, visto che comunque siamo, gran parte di noi è vincolata a stare a casa, per ovvi motivi, come è giusto che sia, e quindi ci siamo messi a disposizione del territorio per rispondere a questa esigenza. In poco tempo siamo riusciti a organizzare il servizio anche in collaborazione col comune. Abbiamo contattato le farmacie del territorio e da parte loro c'è stata la massima disponibilità, e quindi abbiamo pensato che fosse una cosa buona attivare questo servizio. Dai volontari c'è stata una grandissima disponibilità. Abbiamo già completato oggi una consegna per domani, siamo riusciti a farla nel giro di 2 ore. E sono molto soddisfatto di come sta andando, e sicuramente nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore sviluppo della richiesta e saremo pronti per rispondere. Certo, anche perché c'è da sottolineare che i farmaci non li possono consegnare tutti, cioè comunque è una cosa delicata, bisogna fare attenzione. È una cosa delicata, e poi comunque sia in un momento di grande difficoltà nel reperire i DP, quindi mascherine e tutto quello che serve per proteggersi. È importante, diciamo, ottimizzarne l'utilizzo. Noi abbiamo una scorta purtroppo limitata perché sono abbastanza introvabili dappertutto, e cerchiamo di ottimizzare le consegne, cercheremo di ottimizzare le consegne. Ovvio che i farmaci sono abbastanza delicati, quindi possibilmente è meglio affidarli a una persona, cioè a un gruppo di persone limitato che possono coordinare il tutto. Noi abbiamo attivato un numero verde che è il 346-016-0794, che è un numero di Rivarolo, il numero del Comitato Nazionale, che racconta appunto il Comitato di Roma, e poi smista le chiamate ai comitati dei territori. E noi ci mettiamo a disposizione, cercheremo di ottimizzare le consegne in modo da limitare sia l'esposizione dei volontari in un determinato giorno e non più giorni, quindi limitare i movimenti, e poi anche per diciamo usare meno DPI possibile, perché ce li abbiamo veramente contati e servono sul 118, sull'emergenza, e quindi meno ne sprechiamo tra virgolette in altri servizi, più riusciamo a garantire quel servizio. Quindi è impitare, diciamo, l'utilizzo di DPI all'emergenza. Abbiamo un piccolo problema, il collegamento internet ogni tanto scatta, perché comunque con questa emergenza tutti ci dicono giustamente che dobbiamo collegarci in remoto, parlare attraverso video, conferenze, chat, però poi in realtà la rete internet di tutto il territorio non regge molto il suo Purtroppo carico. è un po' satura, immagino. Sì, difatti. Comunque proseguiamo. Parlando di DP, effettivamente, oltre a essere praticamente introvabili, anche i prezzi sono lievitati. Difatti, avete lanciato una raccolta fondi per chiedere aiuto. Sì, abbiamo lanciato una raccolta fondi perché purtroppo sia il costo aumentato, sia la difficoltà a reperirli, purtroppo sono difficoltà che quotidianamente noi affrontiamo. C'è da considerare che noi ne utilizziamo in media 3 a uscita, 3 a servizio di emergenza, perché sono indispensabili per l'equipaggio e per limitare appunto la diffusione di questo virus. E considerate che comunque utilizzando i 3 servizi, noi facciamo una media di 6-7 servizi al giorno, quindi fate voi i conti. Purtroppo è un grande numero, e sono difficili, molto difficili da trovare, da reperire, purtroppo, perché
non ce ne sono più in qualsiasi posto. E quindi noi abbiamo lanciato una raccolta fondi per poter reperire i fondi, per acquistarli quando disponibili, perché hanno un costo importante e i numeri credo sono importanti. E quindi abbiamo lanciato una raccolta fondi che sta dando buoni risultati. Troverete tutto sulle nostre pagine social, quindi su Instagram e su Facebook, e vi terremo aggiornati anche sui dati e sui fondi che raccoglieremo. Perché è giusto poi dare un ritorno alla popolazione che ci sostiene, e poi noi faremo il massimo per supportare la popolazione in questo momento di difficoltà. Certo, anche perché c'è un'altra cosa da rimarcare, che la mascherina non è che una volta che ne hai una puoi continuare a metterla tranquillamente per tutti i servizi. E no, purtroppo vanno smaltite dopo ogni servizio. E quindi i numeri sono importanti, sono veramente numeri importanti di quelle che noi usiamo, e reperirle è molto difficile. I nostri ragazzi che si occupano dell'infermeria, e quindi nel reperire tutto il materiale, fanno una gran fatica perché non ce ne sono ovunque. Fortunatamente siamo supportati dalla Protezione Civile, dal Comitato Nazionale, e quindi diciamo a tamponare un po' Certo. questo momento di difficoltà, ecco. La Croce Rossa a livello nazionale ha messo in campo un'altra iniziativa, quella dei volontari temporanei. Arriva loro, ne è arrivato qualcuno, qualcuno ha aderito? Allora, sono arrivate delle richieste non ufficiali, nel senso che alcune persone si sono informate, han chiesto appunto come poter diventare volontari temporanei. Il Comitato Nazionale, appunto, ha creato questa iniziativa per rispondere alla necessità che c'è in questo momento di forza in più rispetto a quella che c'è già, e siamo già molto, comunque molto estesi noi sul territorio nazionale. Sul sito nazionale sono spiegate tutte le procedure necessarie per diventare volontari temporanei. Ci sarà una formazione specifica sull'utilizzo dei DPI, sulla comunicazione, che verrà fatta tramite piattaforma sul computer, tramite internet. Perfetto, Antonio. In chiusura tornerei di nuovo solo un attimo sulla consegna dei farmaci per spiegare solo la procedura, ossia una persona che non può uscire, che ha bisogno dei farmaci, cosa deve fare? Allora, per usufruire di questo servizio che noi mettiamo a disposizione della popolazione, è un servizio totalmente gratuito, ad eccezione del costo del farmaco per coloro che non sono esenti, basterà contattare il numero di telefono che noi abbiamo predisposto. Il numero è il 346-016-0794. Contatterete un nostro volontario che prenderà i vostri dati, il vostro indirizzo di residenza, il numero di telefono e i farmaci di cui la persona necessita. Chiesto ovviamente se la persona è esente o no, in modo anche da poter parlare con la farmacia. Poi il nostro volontario contatterà la farmacia più vicina, la lista dei farmaci, la farmacia, c'è disponibilità dei farmaci e l'eventuale costo. E noi, dopo questa, diciamo, dopo aver parlato con la farmacia, contatteremo il richiedente confermandogli la disponibilità a fare il servizio, e anche dicendo quanto è il costo dei farmaci esposto. Perfetto, ti ringrazio Antonio per essere stato con noi e per queste Grazie a voi. preziosissime spiegazioni e per il servizio che fate, per tutto ciò che fate. Grazie. Continuate a seguire Obiettivo Grazie. News per tenervi informati. Buon pomeriggio.